Una seconda osservazione sul caso petrolio, cioè una faccenda seria rischia di diventare a Muina, secondo atto, sempre no al petrolio. Questa volta vi parlo dell'esperienza Valdagri. Ascoltai l'esperienza del sindaco di Viggiano, che pur evidenziando alcune criticità, non mi sembrava negazionista nei confronti dell'estrazione del petrolio. Non mi piacque poi il servizio mandato in onda dalla rete televisiva La 7 riguardante il petrolio nella Val d'Agri, che durante l'intero programma non portò una benché minima esperienza scientifica, ma lasciò parlare cittadini che, forse delusi per aspettative non soddisfatte, si pronunciavano in modo non critico ma negativo nei confronti dell'attività estrattiva. Un allevatore, per esempio, diceva che i suoi vitelli dimagrivano quando mangiavano l'erba del suo terreno, dimenticando che il pascolo non ha mai ingrassato i vitelli. Oppure un pensionato fu intervistato che, mostrando un tralcio delle sue viti, diceva che era attaccata, quel tralcio e l'intero vigneto, dallo iodio. Per la verità si dice oidio, che è una malattia della vite che non è provocata dall'inquinamento ma da un fungo. Mi sarei aspettato che il giornalista che propose quel servizio avesse fatto anche analizzare quell'erba o quel tralcio, tanto per dare un'informazione più esatta possibile, non fosse altro per il rispetto che l'ascoltatore merita. Purtroppo però l'onestà intellettuale, che io più volte ho segnalato nella nostra Italia, è diventata un optional. Basta vedere i nostri pseudopolitici, a partire da Bruxelles fino a venir giù, fino all'ultimo consigliere di quartiere, per poter affermare: mio Dio, come siamo caduti in basso. Ma forse è quello che ci meritiamo, perché un vecchio proverbio dice: come l'uccello, così si fa il nido, quindi la colpa è nostra. E meditate ora che si va a votare. Capisco che con questo articolo ho toccato un argomento di non facile trattazione, quello che è il petrolio e i rapporti tra il cittadino, il petrolio e l'ambiente, ed è il caso che perlomeno interrompa qui la mia analisi. Mi impegno però, dopo aver approfondito meglio fatti e situazioni, a ritornarci sopra in modo da poter offrire maggiori spunti per un'analisi più obiettiva e completa, scevra sicuramente da qualche qualsiasi logica asinina. Intanto i professoroni chiamati a discutere, che dicono tutto e non dicono niente, allontanati da ciò che conta e che non sanno far nulla, intanto, dicevo, quei professoroni, gli emulatori dei notavi e tanti altri, dopo un po' di ammuina, per il momento, per nostra fortuna, tacciono, forse in attesa di squilli di tromba. Un saluto da Ciccio il gatto.